Il 10-13 con cui l'equipe Orizzonte Catania regola le ungheresi del Dunaju Varos nell'andata dei quarti di finale di Coppa Campioni è risultato prezioso per almeno due ordini di motivi: per l'aspetto squisitamente legato al passaggio del turno, che è anche il più evidente con l'Etnè che dovranno difendere il più 3 messo in cascina in terra ungherese per trasformarlo in definitiva sentenza di passaggio turno alla Scuderi il 17 marzo. L'altro aspetto è senz'altro mentale e caratteriale. Le catanesi, dopo il vantaggio del primo tempo finito sul 2-3, hanno subito il ritorno veemente delle padrone di casa, subendo un 6-2 di frazione che avrebbe potuto smontare le velleità siciliane. Sotto di tre reti al cambio vasca, Garibotti e compagni invece hanno dato l'ennesimo avviso ai naviganti, dimostrando compattezza e lucidità mentale con il doppio 4-1 degli ultimi due periodi che ha esaltato la solita Roberta Bianconi, top scorer della gara con quattro reti, lo spirito di sacrificio di Rosariello e la prontezza delle altre ragazze a disposizione di Martina Miceli, con un'Isabella Riccioli che da interessante prodotto del vivaio orizzontino sta guadagnandosi gara dopo gara i gradi tra i grandi nomi del roster rossazzurro. A fine partita Martina Miceli analizza così la prestazione delle sue Sì, ragazze. sicuramente molto molto orgogliosa della reazione della squadra. Da grande squadra abbiamo ripreso una partita contro un'ottima squadra, in una piscina caldissima, ripreso per i capelli una partita, eravamo sotto di tre. E abbiamo vinto, anche ci fa ben sperare per il ritorno, anche se dovremmo avere un altro approccio. Abbiamo preparato bene la partita, abbiamo pensato a tutte le cose che non dovevamo fare e purtroppo le abbiamo fatte tutte. Per due tempi abbiamo proprio giocato così come volevano loro. Mi sono molto arrabbiata, tanto tanto, anche perché poi giocando con tranquillità e con la testa le cose le facevamo bene. Sono arrabbiata, però veramente sono tanto orgogliosa di tutte le ragazze, perché venire fuori in un campo del genere, recuperare un passivo di tre gol, andare a casa con una vittoria è da grande squadra. L'Orizzonte, in vista del ritorno, dovrà difendere e possibilmente incrementare le tre reti di vantaggio accumulate in trasferta. Le catanesi adesso volgeranno lo sguardo nuovamente alla Serie A1, dove sabato affronteranno il Cosenza prima del Tour de Force di metà marzo, che deciderà buona parte della stagione catanese con gli scontri diretti di campionato con Padova e Roma e il rendezvous di Coppa col Dunaju Varos concentrati in pochissimi giorni.